Buon sabato ai nostri amici di Chef in Cucina, ai nostri amici celiaci. Bentornati al consueto appuntamento che Chef in Cucina dedica alle ricette senza glutine e oggi insieme a noi c'è il nostro chef Marco Caldora che creerà per noi una ricetta naturalmente senza glutine. Senza glutine, perché sì. Possiamo fare anche a meno dell'utilizzo del glutine. Impariamo sì. Un po' anche dalle culture asiatiche. Sì. Perché poi ho fatto anche delle puntate con alcuni chef orientali e devo dire che loro fanno tranquillamente al meno del glutine. Infatti, ma anche in cucina nostra, questa è una ricetta che va bene, che per esempio noi, per tutti. Che noi al ristorante facciamo di prassi, sì. Quindi va benissimo in tutti e due tutti. I casi. Vabbè, l'unica che quando cosa, si tratta di pesce siamo tutti ben felici. L'unica cosa, ecco, sulle contaminazioni, ci può stare una mano sporca di farina, ci può stare un attrezzo magari. Lì dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti alle contaminazioni appunto per agevolare i nostri amici che ovviamente hanno questa problematica. E quindi noi veramente ci teniamo a fornire ogni settimana qualche spunto in più per fare una cucina che vada bene per tutti, quindi non necessariamente utilizzare il glutine ma sostituirlo, sì, oppure fare proprio ricette naturalmente sì. Senza glutine. Ma perché sono proprio ricette che non chiedono l'utilizzo del... Esatto, e noi oggi che prepariamo? Non l'abbiamo detto. Noi facciamo un polpo, sì. Un polpo lo facciamo con la cipolla... una cipolla in agrodolce, okay. Quindi è un accostamento un po', ecco. Beh, è un po' un classico, però ci sta, sì, esatto. Sì, sì. Poi voglio vedere come comporre. Abbiamo il piatto, bisogno proprio curiosa. Di quattro stupidi ingredienti, che nel senso, a parte il polpo, che come facciamo sempre altre volte. L'abbiamo spiegato 100 volte, ma ridiciamo. Ecco, va cucinato prima, noi lo mettiamo in acqua bollente, lo reggiamo dalla testa, lo facciamo a 5-6 immersioni in acqua bollente fin quando che si arriccia. Quando che si arriccia, mettiamo giù in acqua, facciamo cuocere sui quali circa un'ora. Dai, 45 un'ora. Minuti, un'ora. Poi ce ne accorgiamo, ecco. Deve poi diventare morbido. Poi dipende poi anche il punto, il livello di croccante, esatto. Che vogliamo dare. Il grado, se vogliamo, sì. Ecco, se vogliamo di fare tenerezza, così, un po' di più, un po' di meno. Che desideriamo. Dopodiché lo tiriamo su e lo facciamo raffreddare in una teglia. Perfetto. Quando si raffredda, che poi a chi piace lasciarlo con la pelle come piace a noi. Mm-hmm. Poi a chi non piace lasciarci la pelle, lasciarci le ventosine, va, un'operazione va fatta a caldo, quando tirato su va subito tolto, altrimenti non si toglie più. Ok. E ce l'abbiamo. Che poi questo ultimo, visto che già è cotto, va semplicemente poi ripassato in padella, lo facciamo all'ultimo momento. E qua ci andiamo a fare la cipolla invece in agrodolce. Quindi, l'unica cosa che facciamo è la cipolla sì. In agrodolce. La cipolla fresca. Cipolla fresca, cipolla bianca. Cioè, tagliamo una julienne. Sì. Mi incanto a vedere questo taglio fatto in maniera veloce, senza tagliare anche le falangi. Nelle scuole alberghiere una volta la prima cosa che si faceva i tagli. Okay. I tagli in tutte le maniere, patate, cipolle, qua di verdure, setrine, carote e cipolle, tutti i tagli. Quindi facciamo soffriggere leggermente. Sì. Facciamo proprio un filo d'olio e facciamo appassire. Vedi sì. Come comincia a appassire. Sì, infatti l'olio ne ha messo poco. Sì, visto. Messo poco. La cipolla comincia a perdere i liquidi. Sì. Quindi appassisce. E a questo punto che a si fa? A questo punto un zucchero. No, questo è sale ancora. Ah, sale. Perché dobbiamo disidratare. Ah, ok. Quindi andiamo a disidratare proprio. Il sale ci aiuta a disidratare. Quindi fa evaporare l'acqua. Esattamente, giusto? Sì. Ecco qua. Adesso, quanto profuma la cipolla. Adesso è colorata. Sì. A sto punto mettiamo un po' d'aceto. Sì. E deve evaporare tutto, certo. E deve evaporare totalmente. Completamente. E dobbiamo tornare alla come era prima, proprio asciutta. Okay. Poi deve evaporare tutto.
perché se in questo momento aggiungiamo qualsiasi altro liquido, qualsiasi altro ingrediente, non perdiamo i liquidi dell'aceto, quindi è troppo forte. Noi dobbiamo mantenere solamente il profumo dell'aceto, non i liquidi. L'agro, diciamo, sì, perché sì, deve essere agrodolce, giusto? Sì, esattamente. E invece su questa padella che dobbiamo fare? Là ci andiamo a passare a scottare il polpo. Ok. Ecco, ci siamo quasi, chef. Sì. Ancora un po'. Perché rimane un po'. Sì, è rimasto un po'. I liquidi devono andare via tutti, deve essere asciutta. Sì. Devo farla la cipolla in agrodolce perché è veramente una volta utile che in cucina. Una volta che si fa. Per quanto tempo lascia, si conserva? Si lascia una serie ben conservata, addirittura mette a bagnomaria, addirittura puoi lasciare anche... Una volta cotta non abbiamo problemi di conservazione. E poi può guarnire ed arricchire diversi piatti. Sì. Ma poi, anche con le cipolle rosse possiamo esattamente fare cipolle rosse colore. Con la scorzetta d'arancio vero. Con la con la cannella possiamo azzardare un po'. Quindi allora, stai dando due ricette in una fondamentalmente. Sì. Ecco qua, vedi, adesso è asciutta, sì. Non abbiamo più i liquidi ma abbiamo solamente il profumo dell'aceto. Sì, e quindi che si fa? Si aggiunge lo a zucchero? A questo punto aggiungiamo lo zucchero. Quanto ne va? Un bel cucchiaio. Ok. Ecco qua, facciamo prendere. Questo si deve sciogliere lo zucchero? Si deve sciogliere, però da solo non ce la farà mai, quindi aggiungiamo giusto un goccetto di acqua. E dobbiamo aspettare che ritira di nuovo? Sì, che ritira di nuovo. Ecco qua, vedi come caramella? Sì. Perché in tutte le cucine l'acqua è importante, perché l'acqua fa da starter, l'acqua aiuta la cottura. Come nella pasta, come in un brodetto, come in un... Ma quanto profuma! Questo d'estate, per esempio, proprio col cipollotto intero. Ok. E se volessimo fare una caramellatura all'arancia, sì, potremmo mettere il succo d'arancia al posto dell'acqua in questa fase? Sì. Andrebbe bene? Sì, sì. Ok. Ci siamo. Qui ci siamo. La cipolla in agrodolce ce l'abbiamo. Ah, velocissimo. Spostiamola qua. Chiudo? Sì, grazie. Adesso passiamo al polpo. Il polpo già è cotto, è solamente da scottare. Sì, filo d'olio. Un filo d'olio. Il rosmarino che conferisce il suo aroma inconfondibile. Ecco qua. Fatto così, abbiamo tutto il profumo del rosmarino. Lo scostiamo così non abbiamo petali che ci possono infastidire. Prendiamo il polpo, io lo lascio intero, però si può anche fare a fette, a pezzettini, a tocchetti, in qualsiasi maniera. Quanto profumo questo rosmarino? Questo è un altro di quei prodotti dei quali sicuramente non si può fare a meno del rosmarino. Ok, perfetto. Allora, possiamo impiattare. Sì, possiamo impiattare. Impiattiamo. Ecco, e voilà. Prima la nostra cipolla, che sembra veramente squisita. Buona sarà questa, chef. Come no? Questa anche su una bruschetta. Ah, infatti. Anche col baccalà, secondo me. Con il baccalà, con un formaggio stagionato. Infatti. Magari anche un goccetto di miele. Buona. Anche l'abbinamento con l'arancia mi piace. Una volta mi hai fatto quella rossa. Quella rossa con l'arancia, sì. È buonissima. Poi sai che a me le cipolle piacciono in tutte le salse. Prepariamo il letto al nostro polpo, al nostro giusto? Polpo, sì. Eccolo qua. Bello ed invitante. Che meraviglia, c'è. Che meraviglia. Semplice ma di classe.
Beh, a me il polpo piace tantissimo, la cipolla anche. Devo dire che è anche abbastanza facile, perché l'importante è cuocere prima il polpo. È facilissimo. Sì, molto. Facilissimo. Rifacibile da tutti a casa. Mi raccomando, procuratevi un polpo che sia buono, sia fresco. E rifate questa ricetta, perché è veramente facile. Facile, facile. Voilà. Filo d'olio. Un filo d'olio che non guasta mai, e voilà, eccoci e qua, ci siamo. Abbiamo il piatto pronto, senza glutine, ma va bene per perfetto per tutti. Per tutti, per tutta la famiglia e per gli ospiti soprattutto. Chef, seguiteci sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo, e ci vediamo domani con la nostra pasticceria. A domani. Ciao. Il peperoncino è stato importato dalle Americhe dal Cristoforo Colombo nel XV secolo. Il sapore piccante di peperoncino è dovuto al suo contenuto di capsaicina, una sostanza che influenza anche su alleviare i dolori. Mm-hmm.